Il mio vino etrusco lo faccio con vitigni che ha piantato mio nonno 60 anni fa e con altri vitigni che autoctoni qui che sono di oltre 120 anni, testati sia dall'Istituto Sperimentale della Selvicoltura sia dall'Agraria di Siena. E questo ha fatto sì che non siano antiche, ma comunque vecchie. E come vinificavano anticamente è un blended il vino, non è una monocoltura, non è un Sangiovese in purezza, e qui sono 8 vitigni, per cui c'è il Sangiovese, vecchio Portainnesto, Canaiolo, Ciliegiolo, Passerina per le uve rosse, e Albana, Trebbiano e Malvasia. Più un punto interrogativo di questi vitigni che nessuno sa codificare, per cui sono 8 vitigni, 85 di uve rosse e 15 uve bianche, è la vinificazione che noi facciamo. Uno dei due criteri per cui la fabbrica nel paesaggio ci ha premiato è stato proprio il rispetto della natura. Per rispettare la natura bisogna cercare di farla evolvere, farla vivere, farla sopravvivere e soprattutto creare una sinergia tra i vari tipi di piante. Qui sono stati trovati oltre 180 tipi di piante, tra cui il 70% commestibile. Ma a parte il commestibile, che per cui si potrebbe già mangiare queste invece di andare a fare sempre le solite spese, ma a parte questo, queste 180 piante creano una sinergia non solo sopra a livello dell'aria, ma anche sotto, per cui alle radici, per cui questo consentono poi a fare meno trattamenti e soprattutto a far crescere le piante nel suo rispetto, nel suo habitat. Con 4 passaggi di rame zolfo io sono arrivato a luglio, ed è a luglio che non tratto più niente, per cui in 2 mesi anche quei pochi passaggi la pianta l'ha assorbiti e già espulsi, per cui il prodotto arriva sano, pulito e soprattutto non chimicamente trattato, ecco. Le viti le poto a doppio guaio, cioè io prendo sempre i tralci migliori, tolgo il vecchio, lascio i nuovi tralci piegandoli una a sinistra e una a destra in base alla vigoria della pianta, in base al colore del bianco, del rosso, più energici o meno energici. Io lascio dai 2 ai 4 occhi o 5 occhi a lato.